È un'ambulanza di tipo a pressione negativa, è la prima che arriva in provincia di Arezzo con queste caratteristiche e innalza il livello di qualità e di sicurezza del soccorso e dei servizi che offriamo alla cittadinanza. L'ambulanza a pressione negativa è un'evoluzione del concetto già noto in ambito ospedaliero, quello delle camere di isolamento e delle sale operatorie. Praticamente c'è un ricircolo, quindi l'aria dentro il mezzo è sempre sanificata, quindi per la sicurezza sia dell'utente che dei soccorritori. In questo momento forse è importante più che mai, abbiamo imparato a conoscerla con il Covid, questo sistema di sicurezza. Purtroppo sì, sono un anno e mezzo, 18 mesi che la Croce Rossa è in prima linea e voglio dire con orgoglio perché siamo quasi tutti diciamo volontari puri, ci impegniamo quotidianamente per quello che possiamo fare e con tutte le difficoltà del caso siamo riusciti a portare avanti un lavoro straordinario. Un nuovo mezzo da oggi a disposizione della Croce Rossa grazie alla generosità di molti imprenditori aretini. In un momento come ora è molto importante che la città e anche gli imprenditori siano coesi, perché alla fine o prima o poi tutti abbiamo bisogno per via dei nostri familiari e anche fronte a questa grande crisi che il Covid ha portato sia a livello ospedaliero sia a livello economico che affligge tutto il mondo, ma tutta la nostra città dove noi viviamo. È un bel gesto di vicinanza, non ce l'aspettavamo, c'è stata tanta solidarietà che si è riversata in questo progetto e siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato. Ora si può